Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Come vedete dalla foto miniatura del mio video, questo è un video prodotti Finiti Beauty. Sì, lo so, mi vedete tutta sfatta, struccata e tutto, ma fa troppo caldo per truccarsi, come ho appena detto in altri video, e non ce la faccio a truccarmi. Potrete vedermi in altri video, sicuramente truccata, ma in questo proprio non ce la faccio, c'è troppo caldo, ragazze. Abbiate pietà. Ma proprio non ce la posso fare. È più forte di me. Magari domani mi truccherò, chi lo sa, vediamo. Intanto mi sono bella abbronzata, non so se si nota dal video. Se lo so, qua sembro una fantasma, ma vi assicuro che dal vivo sono molto. Un po' abbronzatina già lo sono, un po' di abbronzatura l'ho presa. Non so se si vede dal video, però sì. Comunque. Non è questo solo il tema che sto parlando in questo momento, ma questo è il tema dei prodotti beauty finiti. Allora, vi dico già che alcuni sono uguali perché li ho terminati già da un bel po', ma non ho ancora avuto, scusate, intenzione di buttarli, quindi li vedrete di nuovo in quest'altro video. E vabbè, pazienza. Primo prodotto che ho terminato, comunque, vada random ovviamente. Fior di Magnolia, igiene e protezione delicata, la camomilla, questo igiene intima, buono, non mi ha fatto bruciare perché è molto buono, delicatissimo nelle parti intime, molto buono, mi piace tanto, davvero fantastico, top. Questo ce n'era, preso ovviamente all'Eurospin, questo top, ci piace, sia a me che alla persona con cui vive con me, ovvero mia nonna, e vabbè, non sto qua a soffermarmi troppo. 300 ml il prodotto per un paio di 12 mesi. Ecco qua. Già. Poi, altro prodotto che ho terminato, il CuraSeft, e anche questo qua è da un bel po' che ce l'avevo, e vabbè, ed è un colluttorio che usavo per a deteggiare bene, cioè a risciacquare bene il, come dire, sì, la bocca in generale. Poi ho terminato un Vidal, eccolo qua, Vidal Camellia e Ambra, ok, molto buono, mi è piaciuto moltissimo. Poi ho terminato finalmente il mio amato White, amato si fa per dire perché non è che mi sia piaciuto tanto, non mi sta piacendo molto. Ogni volta che vado all'Eurospin mi accaparro questo, ma non ce n'è altro. Quindi, vabbè, ce ne sarebbero altri, ma l'unico che mi igienizza più che altro un po' meglio la bocca è questo. Quindi, in generale, fa tanto di questo. Anche se quando vado in farmacia c'è anche dell'acqua, vabbè, no comment. Anche quando vado in farmacia, anche se vado, scusate, in farmacia. Dico la verità, mi piace di più il Tantum Verde, infatti in bagno c'ho di nuovo il Tantum Verde che è top, meglio di questo, ok? E niente, poi ho terminato a forza di volontà, pian pianino, i Bionsen al giapponese, terme giapponese, mineral riequilibrante con alga, sto leggendo qua ragazze, qui, con alga e spirulina, buono, sì. Diciamo che mi ha molto rilassato questo bagno di schiuma della Bionsen, novità che voi, che novità, l'avrete già visto anche voi nel, come dire, non mi viene a mente, sì, vabbè, ci siamo capiti, nella pubblicità, questa qua molto buona e top, mi piace tantissimo, molto 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 buona. Ah, questo non ve l'ho detto, è di 750 ml di prodotto per un po' di 12 mesi, vedete? Già, per la vicino, ma non si vedrà mai niente. Comunque, come promozione è tutto veramente molto buona. Ah, raga, non avete idea della bellezza della promozione che ha. Poi ho riterminato e straterminato questo che ve lo dico a fa Hydra Ricci Hair Tray Cream. Questo qua è capelli da mossi ricci anticrespo, non appesantisce e non appiccica. Questo cos'è? Pettina della frutta,
Olio di pistacchio, vabbè, questa ci siamo capiti. Poi. Ho terminato questo orietto che non ce n'è più, che tra l'altro fa anche la pubblicità qua c'è un cappello, fa anche la pubblicità Clio Makeup, ed è questo, olio meraviglioso, ed è wow, meravigliosissimo, top, mi piace. Fa dei capelli che per fortuna non me li... cioè, mi aiuta a sfrogliarli appunto, e me li opacizza, non me li opacizza per niente, anzi, me li rende voluminosi e lucidi, 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 top. Questo ce n'era 150 ml prodotto per un pout di 18 mesi. Poi, altro terminato, sì, l'acqua micellare della Garnier. Nuova formula, che poi nuova formula non è, perché oramai lo sappiamo tutti che ci sono anche quelle al tappo verde, ed è questa qui, ma acqua micellare fresh per pelli normali o miste. Ok, strucca, purifica, opacizza e senza risciacquo. Questa è piaciuta, molto buona, senza ovviamente profumazione, ma ci sta, perché sennò brucierebbe come l'inferno, anche no, grazie. Quindi top, mi è piaciuto davvero molto. Ok, poggio qua ragazze perché non so dove mettere la roba, quindi vabbè. Ho finito dei campioncini, che ve lo so dire, campioncini della Roche-Posay, una crema che già avete intravisto e stravisto in ogni mio video, due mascara della Essence Maybelline, poi una crema mani che è andata male, ma ci sta, perché cioè non ci sta, non l'ho usata più di tanto, quindi ciao, buon fambrodo. Poi della Colgate mia nonna ha finito e l'ha anche buttato, si è dimenticata di darmelo a me per recensirvelo, ma non importa, fa niente. Della Colgate, non so come mettervelo, comunque vabbè, Colgate, questo qui costava 1,70 euro, anche tutti gli altri prodotti non credo che costino l'euro. Molto buoni comunque, ci sono piaciuti. Anzi, più che altro li uso anche io, perché più io che lei, perché lei usa più colluttorio, bagnoschiuma, lei è molto amante del Vidal, quindi vabbè, non faccio testo con questo Beyoncé, perché Beyoncé è piaciuto molto a me e me ne sono stra innamorata. Poi, cos'altro c'è? Un blush che ho terminato. Quando mai termino blush? Non lo so, però l'ho terminato e mi è strapiaciuto. Avevo un'ottima pigmentazione, dovevo stare attenta che non mi diventavo Peppa Pig, o più che altro un pagliaccetto, però alla fine ce l'ho fatta. Scusate il telefonino, ma vabbè, è in televisione. No, non ce l'ho qua la televisione, come vedete. La televisione l'ho spostata in sala perché la mia, ahimè, si è rotta, la nostra, quella della sala. Comunque, stavati senza cambiare tema. Quindi, Shine Lip Gloss. Questo è un lip gloss che lo usavo quando andavo a scuola. 6 mesi, no, scusate, 6 ml di 6 mm appunto, e 24 mesi di PAU. Va bene? Niente, questo è appunto il tappo che l'ho fatto per uscire, perché come sapete mi sono mal destra quando apro i prodotti. Vabbè, questo è lo scovolino, vedete? E niente, semplice scovolino, mi sono adattata. Era un po' appiccicoso questo, non molto, però me lo sono fatto andare bene lo stesso quando ero a scuola. Non è che mi truccavo chissà che, solo che a carnevale mi truccavo di più perché vabbè, era un'eccezione, ma per andare a scuola e uscire tutti i giorni ero più che altro sobria, mi truccavo leggera, ovvio, ovvio. Cosa scontata, ma vera, veritiera. Niente ragazzi, i prodotti qua sono finiti, tutto quanto finito, come potete ben vedere, e niente, e noi ci si vede al prossimo video. Ciao.